No, niente, la partita è stata preparata tenendo conto appunto delle caratteristiche di Casale, una squadra molto brava a punire ogni errore per la capacità offensiva al tiro, che difendeva, che ha difeso di contenimento, ci ha chiuso alcuni spazi interni. E noi come sempre abbiamo avuto una partenza sempre un po' soffice, però già nel secondo quarto c'è stata una buona risposta. Però ci è mancato chiaramente più gioco interno, che è la nostra forza in questo momento e che forse avrebbe potuto mettere in difficoltà di più Casale, e quindi l'uscita prematura di Rinaldi ce l'ha tolto, perché il giocatore che è sotto canestro, spalla canestro, in questo momento è in migliore condizione. La difesa poi dopo è andata bene, la difesa con quintetti atipici, leggeri. Però abbiamo subito, secondo me, nel terzo e quarto quarto troppe penetrazioni. Forse dobbiamo concedere anche qualche tiro più da fuori a Green per vedere se, perché ci ha creato problemi soprattutto con le penetrazioni sia alla destra sia alla sinistra. E poi con i falli, bravo, perché li ha messi tutti. Peccato perché l'abbiamo ripresa. Con grande voglia, credendoci fino in fondo, con un atteggiamento dei ragazzi super, nonostante i problemi che stiamo vivendo. E peccato perché sull'ultima azione potevamo difendere più di contenimento, rischiando anche un tiro, che poi sarebbe anche potuto andare a canestro, però sicuramente non prendere una penetrazione, che poi devo dire sarà anche una penetrazione a mano destra, lui che c'è sempre poi in precedenza punito con la mano sinistra.